Siamo al Giro di Boa, è finita la prima metà del Giro d'Italia Under 23, comincia oggi quella decisiva, quella che porta sulle Alpi, oggi intanto un primo assaggio di montagna con il Monte Selvino. Benvenuti a San Pellegrino Terme da Umberto Martini e Marco Saligari. Ciao Marco, dunque sesta tappa, una tappa con un grande ostacolo che è il Monte Selvino, in attesa delle Alpi che daranno la svolta probabilmente a questo Giro d'Italia, che però adesso ha già un padrone che è Juan Ayuso. E vedremo oggi come si muoverà lo spagnolo e soprattutto come si muoverà la sua squadra. Oggi una tappa, la tappa più lunga di questa edizione del Giro d'Italia Giovani Under 23, con arrivo a San Pellegrino Terme, 177 chilometri. Dopo 121 chilometri a Mornico al Serio l'intergiro, il traguardo Intergiro GLS, e poi al chilometro 144, Umberto, si comincerà a salire verso i 945 metri del Selvino, e a quel punto saremo a poco più di 20 chilometri dalla conclusione. E allora ieri abbiamo visto i corridori alla prova del Colle Passerino, mentre qui procedono le presentazioni sul palco del foglio firma. Vediamo la maglia verde Michael Belleri della BS Group Arvedi Cycling sul palco. Dicevo Marco, ieri sera mi sono andato a cercare un po' di numeri, un po' di dati. Intanto vediamo la Holdsworth Zappi Cycling Team, e ti dicevo, mi sono andato a vedere un po' di numeri e ho notato che l'ascesa a Colle Passerino di Juan Ayuso è stata, e non me lo sarei mai aspettato, più rapida di quella che hanno fatto al Giro d'Italia corridori non di secondo calibro, ma corridori come Bernal, Landa, Ciccone, Carti. Ayuso ha sceso il colle in 13 minuti e 41 secondi, Bernal in 14.01. Ora io non voglio trarre conclusioni, però dimmi tu, questi numeri qualcosa vogliono dire? Vogliono dire semplicemente che questo corridore è un talento, che questo corridore va molto forte e quindi ci sta. Probabilmente due ascese tatticamente molto diverse. Beh, certo. Però insomma è un tempo, direi, che la dice lunga, se mai ce ne fosse bisogno, su questo corridore del team Colpack Vallan, che infatti non a caso indossa la maglia rosa. Qui vediamo la presentazione del team Iseo Team Carnovali. La partenza di questa sesta tappa è a Bonferrato di Sorgà, con arrivo proprio qui a San Pellegrino Terme. Il momento della Zalf Euromobil Desire Fior sul palco. E qui il team Kubeka, l'unico team del World Tour, l'unico team africano del World Tour, che si presenta al Giro d'Italia Under 23 con una squadra molto interessante. Tra questi protagonista finora l'eritreo Mulu Eberhan, che ha fatto bene, si è già fatto notare in un paio di tappe, forse ieri un po' in crisi sulla salita del Colle Passerino. Ieri anche lui un po' in difficoltà nel finale di tappa di Sestola, e qui invece siamo su Mifsud, Andrea Mifsud, maglia azzurra del Giro d'Italia, altro protagonista in un paio di tappe, adesso ha la leadership di questa speciale classifica, e vedremo oggi invece come si comporteranno. Una classifica che dopo la tappa di ieri è decisamente più allungata, perché Juan Ayuso è leader con 1 minuto e 35 secondi di vantaggio nei confronti di Johannesen, e poi Van den Abele, secondo nella passata edizione del Giro Giovani Under 23, in terza posizione a 2 minuti e 22 secondi. Eh sì, secondo anche quest'anno, dunque una prova molto interessante e tra l'altro ancora da giocare, perché i distacchi poi possono aumentare molto, soprattutto sulle frazioni alpine. Qui siamo nella sede di Ale, che ospita per il secondo anno consecutivo la partenza di una tappa del Giro d'Italia Under 23, mentre
A presentarsi sul palco è il development team della DSM e poi la Trinity Racing, protagonista dal punto di vista tattico, Marco, di una corsa molto interessante con i due Ben Turner e Ben Healy. E pensa che nei primi 10 in classifica generale questa squadra, la Trinity Racing, Jan Stannar è stato il direttore sportivo, è stato un mio corridore alla Lambo Credit. Pensa al mondo come piccolo, Umberto, dicevo, la Trinity Racing che ha Glock in quarta posizione e poi Healy e Turner rispettivamente settimo e ottavo in classifica generale, quindi tre corridori per la Trinity Racing nei primi 10 in classifica generale. Un gran bel giro sicuramente per la squadra irlandese, ancora migliore se vogliamo il giro della Colpack Ballan fino a questo momento, adesso sul palco per il foglio firma con la maglia rosa Juan Ayuso. Anche loro non scherzano, hanno il leader Juan Ayuso come ricordavi tu, poi ci sono sempre per il team Colpack Alessandro Verre in quinta posizione a 2 minuti e 31 e Filippo Baroncini, grandissimo il Giro d'Italia fin qui di Filippo Baroncini, in decima posizione a 2 minuti e 48 secondi di ritardo nei confronti di Ayuso. E Filippo Baroncini, vincitore della crono Sorbolo Mezzani Guastalla, quando sono andato a intervistarlo dopo la gara mi ha confessato che la tappa che ha cerchiato di rosso in questo Giro d'Italia Under 23 è proprio la tappa di oggi, Bonferrato di Sorgà, San Pellegrino Terme, e qui vediamo la planimetria. È proprio questa la planimetria, si parte con questo lungo piattone che porterà i corridori praticamente verso le prime rampe del Colle di Selvino, Colle di Selvino che oggi sicuramente, se non ci sarà in azione un drappello numeroso di fuggitivi, potrà essere lo spartiacque di questo finale di tappa. Ricordiamolo, 10 km 200 metri di ascesa, un dislivello da affrontare di 620 metri, una pendenza media attorno al 6,1%, ma pendenze massime che sfiorano le due cifre, quindi che arrivano al 9%. Attenzione, una salita molto lunga, non particolarmente impegnativa, ma ad una tappa così lunga, lo vediamo, sono previsti 177 km, la salita è nel finale di tappa, anche da questo punto di vista si potrà sentire il lungo chilometraggio previsto quest'oggi. Eh sì, tappa più lunga del giro e qui allora vediamo alla partenza. È proprio Alessia Piccolo, l'amministratore delegato proprio di Alè, insieme a Marco Selleri, che dà il via di questa sesta interessantissima tappa. In 161 si sono presentati regolarmente alla partenza, ecco il momento del via a Bonferrato di Sorgà in via del lavoro con arrivo a San Pellegrino Terme, dove il ciclismo è di casa, perché 9 volte Marco è arrivato qua il Giro d'Italia, l'ultima volta nel 2011, una tappa vinta da Eros Capecchi che ancora oggi corre con il team Bahrain. San Pellegrino Terme che attende l'arrivo quest'oggi del Giro Giovani Under 23 con tantissime persone, tantissimo pubblico, questa è terra di ciclismo Umberto, e quindi anche il pubblico sta rispondendo quest'oggi in attesa dei corridori, del finale dei corridori alla grandissima. Abbiamo visto come al solito le belle immagini dall'elicottero che hanno fotografato il contesto della partenza di questa sesta tappa con il gruppo compatto in questo grande rettilineo. Tappa interessante con il Selvino, abbiamo detto, e che tappa potrà essere? Una tappa da fuga, una tappa da volata? Come la vedi tu? Sarà importantissimo capire quel che vorranno fare i corridori nei primi 100 km, se ci sarà una fuga e potrebbe essere anche numerosa, questo sarebbe un problema anche per gli uomini di classifica, perché potrebbe un po' stravolgere il finale di tappa. Se arriveranno ai piedi del Selvino invece abbastanza uniti e compatti, allora ovviamente come sempre sarà la salita che in maniera molto democratica metterà ognuno al suo posto. Salita dove proprio adesso ci dirigiamo, ai piedi del Monte Selvino, altezza di 945 metri sul livello del mare. In azione c'è Emanuele Ansaloni del team in Emilia Romagna, che è in testa alla corsa in questo momento e allunga sul gruppo. Pensa che nelle prime 3 ore di corsa, Marco, la media tenuta da questi corridori è
una media davvero importante, 48,8 km orari. E proprio per questa ragione non si sono avvantaggiati i corridori, hanno provato alcuni alla spicciolata, ma nessuno è riuscito a fare la differenza e quindi proprio a ranghi compatti o quasi hanno preso le prime rampe del Selvino. E quindi in fuga solitaria al momento Ansaloni del team in Emilia Romagna, il progetto promosso dalla PT Servizi della Regione con il consorzio Terra Bici, che mette insieme i corridori per una duplice finalità, quella di valorizzare il territorio e le eccellenze dell'Emilia Romagna, oltre che chiaramente a mettere in mostra i giovani più interessanti, mentre qui vediamo in grafica le caratteristiche della salita. Quello che dicevo poco fa, 10 km di ascesa, 6,1 la pendenza media, oltre il 10% in alcuni tratti, il dislivello è interessante perché siamo a il dislivello è di 620 metri che dovranno affrontare i corridori in questi 10 km, una salita regolare, pedalabile, ma che a volte mette maggiormente in difficoltà i corridori che salite più impegnative. E questi sono gli inseguitori subito braccati dal gruppo che è distaccato di una curva appena, quindi una situazione ancora tutta da decifrare quando siamo a 29 km dall'arrivo. Sono in 6 all'inseguimento di Ansaloni. Ansaloni che non preoccupa ovviamente la maglia rosa, l'abbiamo visto lui non controllare in prima persona, perché Ansaloni in classifica generale è 96esimo a 29 minuti e 28 secondi. Eh sì, dunque una situazione sotto controllo per il momento, anche se la maglia rosa ha comunque mandato un suo compagno di squadra, Alessandro Verre, a controllare, a tenere d'occhio la situazione, mentre prova ad allungare Luca Van Boven della Lotto Soudal Under 23. Si cominciano a muovere corridori forti e quindi siamo nelle primissime rampe del Colle di Selvino, ricordiamolo, sono 10 km di ascesa, quindi c'è il tempo e vediamo proprio da queste immagini. Sono tutti lì. Con Anselmi che cerca adesso di trovare il suo passo, ma il gruppo ancora molto nutrito li bracca da vicino. Ansaloni dunque ha un poco vantaggio sul gruppo degli inseguitori, i 6 inseguitori a loro volta un altrettanto esiguo vantaggio sul gruppo, una situazione che sul Selvino si sta andando cristallizzando da alcuni chilometri. Qui vediamo Luca Van Boven si volta per capire qual è il vantaggio che ha racimolato sul gruppo, vantaggio quindi molto ridotto ancora. Il tempo oggi, Marco, fino a questo momento sembra clemente. Vedremo come si svilupperà nelle prossime curve, nelle prossimi minuti, perché qua a San Pellegrino invece c'è qualche nuvola di troppo. Sì, e ha cominciato a piovigginare, speriamo non prendano la pioggia battente che abbiamo visto ieri all'arrivo di Sestola, e dico questo soprattutto perché al termine del Selvino, a quota 945 metri sul livello del mare, i corridori dovranno affrontare una lunghissima discesa fino al centro abitato di Ambria e poi verso San Pellegrino Terme, quindi affrontarla con la strada bagnata potrebbe essere un'insidia in più per questi corridori. Emanuele Ansaloni in azione, passista scalatore di Bentivoglio nel bolognese, nato nel 2000, quindi 21 anni, uno che ama andare in fuga e anche lavorare per la squadra. È stato anche protagonista lo scorso 30 maggio alla Coppa della Pace, dunque un corridore interessante. Ma Van Boven lo vediamo sempre con una manciata di secondi nei confronti della testa del gruppo, una testa del gruppo che per il momento lascia fare 19 secondi Van Boven da Ansaloni e probabilmente saremo attorno ai 30 secondi per il gruppo di ritardo nei confronti del corridore del team in Emilia Romagna inquadrato in questo momento. Abbiamo
affrontato i primi 3,5 chilometri di questa lunga salita, non particolarmente dura, ma lunga, ancora 7 chilometri da affrontare per i corridori. Agile la pedalata di Ansaloni, che dunque ha messo su un discreto vantaggio sull'inseguitore Luca Van Boven, 21 secondi di ritardo per il corridore belga che l'anno scorso anzi è arrivato dodicesimo al Giro del Friuli. Eccolo inquadrato, Luca Van Boven, che ha vinto sempre l'anno scorso una tappa, la prima al Giro, all'Arden Challenge, e insomma un corridore che sta provando a farsi strada in un team, questa è la selezione giovanile di un team, la Lotto Soudal, che è una corazzata nel ciclismo elite. Beh, insomma, Lotto Soudal che ha questo vivaio di giovani molto interessanti. Van Boven, ecco che arrivano nuovamente le accelerate da parte della testa del gruppo, gruppo che va via via allungandosi tantissimo. Ripreso Van Boven, resta solo in testa Emanuele Ansaloni per il team in Emilia Romagna. Però il gruppo sembra intenzionato a non lasciarlo scappare troppo, lo tengono sotto controllo, guarda come stanno affrontando queste curve. Sì, con Lorenzo Ginestra della Run Cucine Vejus, adesso che rilancia e guarda, sale con il 53. E quindi sta tirando parecchio. Alla sua ruota Alessandro Verre del team Colpack Ballan, e quindi anche la maglia rosa vuole avere un occhio fidato sull'evolversi della situazione che appunto in questo momento vede Ansaloni da solo sulla salita del Selvino, braccato però dal gruppo che lo tiene a 23 secondi di distanza. Abbiamo visto anche Helle Mose per il Velo Club Mendrisio lì nelle primissime posizioni del gruppo che si sta sfilacciando notevolmente, lo vediamo proprio da queste immagini. Sì, Velo Club Mendrisio che ha una bella squadra, si sta mettendo in mostra in un giro molto competitivo, mentre qui vediamo un'altra accelerata. E queste sono accelerazioni che fanno male, e abbiamo visto anche con la maglia bianca Healy lì attorno alla decima posizione. C'è il team DSM che si porta e si mette in mostra, ma a tirare e accelerare è stato Helle Mose, come hai detto tu Marco in precedenza, questo corridore che non si sta tirando indietro, anche se qui in curva è andato un po' largo, ha perso un po' il ritmo. Ma sì, anche perché è una salita molto veloce, soprattutto nella prima parte, quindi ovviamente arrivano ad affrontare le curve i tornanti a velocità sostenuta, solitamente non è velocità da salita, ma proprio perché la salita in quel punto è attorno al 3-4%, devono inevitabilmente frenare, altrimenti rischiano di uscire di strada. E Helle Mose scatenato. È tornato. Chiama lo scoperto. Aperto anche il leader della classifica. Eh sì, Juan Ayuso è costretto a muoversi in prima persona perché si sta allungando il gruppo in questa salita che, lo dicevamo, era l'unica, è l'unica asperità di giornata, ma una bella asperità. Sì, è lunghissima, sono 10 chilometri di grande fatica e qui potrebbe rompersi da un momento all'altro, perché per il momento è ancora molto e solo allungato il gruppo, ma furia di dargli queste strappate, ne abbiamo vista l'ultima proprio dimostrazione da parte di Helle Mose, il gruppo comincia a mettere acido lattico nelle gambe e quindi molto presto potrebbe cominciare a frazionarsi in maniera seria e decisa. Però anche la pedalata di Ansaloni si fa più faticosa, tant'è che il distacco con il gruppo cala. Adesso il corridore del team in Emilia Romagna ha solo 14 secondi di vantaggio e il gruppo è lì, c'è il contatto visivo, si vedono, e quindi in questo momento è una fase cruciale per l'azione di Ansaloni, che sente rientrare il gruppo. Cerca di rilanciare, però non sarà facile, ormai non ha più il passo e la brillantezza di qualche chilometro fa il corridore del team in Emilia Romagna, che però ha affrontato tutta questa salita da solo e già
per questo insomma merita una particolare menzione. Allora andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo per vedere la fase finale dell'ascesa alla salita di giornata e poi il finale di questa tappa del sesta del Giro d'Italia Under 23. A tra pochissimo. Emanuele Ansaloni in primo piano, il corridore del team in Emilia Romagna sulla salita del Selvino, ha un vantaggio di 6 secondi sul gruppo a 25 km dall'arrivo, un'azione che potrebbe finire o potrebbe arrivare sulla vetta, ma sicuramente un'azione molto interessante per questo corridore. Mancano ancora 4 chilometri di ascesa, il gruppo lo vediamo ancora molto numeroso con il numero 2 Ben Healy, la maglia bianca di campione irlandese, e via via tutti gli altri corridori, i migliori della generale sono presenti e anche Ayuso l'abbiamo visto brillantissimo nelle primissime posizioni. Sono tutti lì gli uomini di classifica generale, tutti appaiati in gruppo, gruppo che adesso sta quasi per riassorbire, Marco, possiamo dirlo, Ansaloni, che credo abbia esaurito la propria spinta e proprio in questo momento infatti viene riassorbito dal gruppo. Eh sì, e abbiamo visto proprio da questa immagine come salgono ancora rapportoni, lungo rapporto per il corridore della Caja Rural, l'abbiamo visto con salire con il 53, quindi vedremo adesso come si comporteranno anche Glock Thomas, il britannico con la maglia bianca per la Trinity Racing, lui la indossa, ma ricordiamolo che il detentore è Juan Ayuso, e anche di questa leadership. Un altro scatto di Helle Mose, il secondo o il terzo, Marco, abbiamo perso il conto, di questo corridore sulla salita del Selvino, Helle Mose che prova ad andare e guadagna subito metri. E mancano 3,5 km al Gran Premio della Montagna di seconda categoria di Colle di Selvino. Ricordiamolo che oggi i corridori saliranno fino ai 945 metri proprio del Selvino. Questi sono gli ultimi chilometri più impegnativi dell'inizio, anche perché hanno nelle gambe ormai 7 km di ascesa fin qui del Selvino. Asbjørn Helle Mose, corridore danese del 99, nato vicino ad Aarhus, ma vive a Como in Italia, quindi non distante da dove ci troviamo. Helle Mose che continua la propria azione guadagnando anche qualcosa. È il più brillante ha dimostrato di esserlo fin dalle prime battute. Lui vuole andare, vuole fare il vuoto, ricordiamolo. Helle Mose diretto in ammiraglia da Dario Nicoletti per Eccolo il Velo qua. Club Mendrisio. Eccolo qua il corridore danese. Sale forte, sale con il 53 e ha un'efficacia impressionante a questo punto Helle Mose. E può andarsi a giocare, se non altro, il Gran Premio della Montagna, perché adesso ha 10 secondi dal gruppo. E poi attenzione, perché ad arrivare qui all'arrivo di San Pellegrino Termine, al termine appunto del Gran Premio, dopo aver passato il Gran Premio della Montagna del Selvino, la strada è praticamente tutta in discesa, quindi potrebbe essere anche un'azione decisiva questa di Helle Mose per il Velo Club Mendrisio. Un trampolino di lancio dunque per il corridore danese, mentre il gruppo a 11 secondi in questo momento forse è in una fase di riflessione, perché l'andatura mi sembra un po' più compassata degli elementi in gruppo. Adesso sì, adesso sembrano, si è selezionato notevolmente il gruppo, però ne fa parte ancora una trentina, forse qualche corridore in più, lo vediamo da queste immagini, mentre siamo ritornati sull'attaccante Helle Mose che sta facendo la differenza, 14 secondi di vantaggio quando siamo a poco più di 23 km dalla conclusione. Helle Mose che quest'anno ha già ottenuto dei buoni risultati in Italia, quarto alle Strade Bianche di Romagna e sesto al Giro del Belvedere per questo corridore del 99 che vive e si allena
dalle parti di Como in Lombardia, non molto distante dal Selvino, che sta salendo con una bella andatura, tant'è che continua a guadagnare. Adesso il suo vantaggio sul gruppo è di quasi 20 secondi, un vantaggio che si è preso tutto da solo, scattando in una fase di transizione del gruppo che aveva riassorbito Emanuele Ansaloni, e stavano traccheggiando e lui ha tolto le castagne dal fuoco. E attenzione, perché il danese del Velo Club Mendrisio in classifica generale è nono, giusto sottolinearlo, certo, a 2 minuti e 47 secondi nei confronti di Juan Ayuso. E infatti, ha messo a tirare i suoi. Baroncini, Filippo Baroncini, compagno di squadra proprio di Juan Ayuso, adesso ha preso in mano la situazione in testa al gruppo, anche perché Helle Mose potrebbe diventare pericoloso. Hanno margine ovviamente oltre 2 minuti e 47 secondi il suo ritardo in generale, però non si sa mai. Assolutamente da tenere sotto controllo, infatti primo in gruppo Filippo Baroncini, subito dietro la maglia rosa Juan Ayuso, che si sono messi all'inseguimento di Helle Mose quando mancano 2 chilometri al Gran Premio della Montagna, un Gran Premio della Montagna di seconda categoria a quota 945 metri. Sì, ormai, Monte Selvino. Ormai Helle Mose è in vista del centro abitato di Selvino, le vediamo le case poco più avanti, scollinerà quando mancheranno 20 km e 900 metri, quindi manca veramente poco per Helle Mose, che ha continuato a spingere il 53 anteriormente, buona la sua azione. Quasi certamente scollinerà per primo, e soprattutto attenzione anche per la tappa, perché ci sarà, seguirà dopo il Gran Premio della Montagna del Selvino, colle di seconda categoria, questa lunghissima discesa. È una picchiata che porta poi a San Pellegrino Terme, torneranno pianeggianti soltanto gli ultimi 5 chilometri di questa tappa, lo ricordiamo, la più lunga del Giro d'Italia, mentre gli uomini della Colpack Ballan sono sempre lì a tirare. Baroncini, Ayuso e Verre, che sta facendo anche Verre in salita, ha dimostrato di avere delle capacità anche lui importanti, lo ricordo ieri nella tappa dopo aver lavorato a lungo, arrivare ancora molto bene in una tappa difficilissima. Ieri nono Alessandro Verde, a Verre a 1 minuto e 52 secondi di ritardo dal suo compagno di squadra Juan Ayuso, che la tappa di ieri l'ha vinta. Eh sì, un grande giro anche per Alessandro Verre, un grande giro sicuramente anche quello di Filippo Baroncini, che su questa tappa ha messo gli occhi, su questa tappa vuol imprimere il proprio segno, come ha fatto nella crono di 2 giorni fa con arrivo a Guastalla in provincia di Reggio Emilia. Mentre qui torniamo su Helle Mose, che entra in questo momento nell'abitato di Selvino, è in vista del Gran Premio della Montagna il corridore danese, manca davvero pochissimo per lui, che entra proprio nel, che in questo momento anzi supera il Gran Premio della Montagna di Selvino e lo passa per primo. Asbjørn Helle Mose del Velo Club Mendrisio, il gruppo forcing da parte di Filippo Baroncini, adesso guarda come nelle retrovie si limi e si cerchi di tener duro per restare nel gruppo dei migliori. Li vediamo proprio Filippo Baroncini in prima posizione, Juan Ayuso in seconda, poi c'è Alessandro Verre in terza, e in quarta posizione con la maglia bianca Thomas Klog della Trinity Racing, altra formazione che in quel drappello della maglia rosa ha diversi corridori, e corridori molto interessanti. Eh sì, anche e soprattutto in ottica classifica generale. Allora ripetiamo l'ordine, il passaggio al Gran Premio della Montagna di Monte Selvino: primo Asbjørn Helle Mose, poi Filippo Baroncini e Juan Ayuso della Colpack Ballan, quarto
Alessandro Verre, anche lui della Colpack Ballan. Quinto e sesto sono Thomas Gloag e Ben Healy della Trinity Racing. Dunque un gioco a scacchi anche fra queste due squadre. Sì, hanno tanti corridori. Gloag, l'abbiamo visto il britannico andare già forte in precedenza in questo Giro d'Italia giovani under 23. Ben Healy non è una novità, l'irlandese, il campione d'Irlanda, quinto e sesto rispettivamente al passaggio a Gran Premio della Montagna. Ma attenzione adesso alla discesa, perché potrebbe fare la discesa quel che non ha fatto la salita. E allora adesso siamo a 12 km dall'arrivo in discesa e lo vedete, adesso l'asfalto è bagnato. E ha cominciato a piovere, sfortunatamente per i corridori, proprio nel tratto di discesa più insidioso, e questo ha fatto grande selezione. Quello che non ha fatto la salita, probabilmente anche per la pioggia, lo sta facendo la discesa in questo momento. Sono in cinque davanti, tra questi c'è sicuramente la maglia rosa, Juan Ayuso, e poi con il pettorale numero 15 il corridore della Lotto Soudal, Van Etvelt, quando mancano 10 chilometri all'arrivo. Con il 254 l'abbiamo visto Stepanov. Michael Belleri con il numero 31, il corridore che indossa anche la maglia verde, qui primissimo piano su Juan Ayuso, che è in controllo, deve controllare perché è da solo, è nella morsa dei corridori, li vediamo inquadrati proprio, è Garofoli. Gianmarco Garofoli e Henry Van Den Abele che marcano a uomo la maglia rosa, che però Marco va forte anche in discesa. Eh sì, ma deve controllare perché ha i compagni dietro su tutti, Alessandro Verre e Filippo Baroncini, a pochissimi secondi, quindi ovviamente non ha nessun tipo di interesse di collaborare in questa azione. Eccoli là, un gruppo ancora abbastanza nutrito. Bella l'azione dei corridori della Development Team DSM con Garofoli e Van Den Abele, terzo in generale, ricordiamolo, il corridore della Development Team DSM. Sì, il gruppo però si è rifatto nulla da sotto. Nulla da fare, troppo pericolosi questi corridori. È vero che Juan Ayuso era lì in controllo, però ovviamente i suoi compagni di squadra dietro hanno chiuso. Però l'andatura continua a restare molto molto alta, gruppo che ha riassorbito l'azione precedente, ma gli scatti continuano. Sono una ventina i corridori, poco più, che sono riusciti nella discesa molto insidiosa del Selvino e bagnata, lo vediamo da queste immagini, che si sono avvantaggiati e adesso potrebbero proprio loro giocarsi la tappa. Questa è la retrovia del gruppo di testa. Un serpentone che adesso supera il cartello degli 8 chilometri all'arrivo. Sì, saranno 22-25 massimo corridori. Che scendono veramente forte dal Monte Selvino e si avvicinano a San Pellegrino Terme. Alex Toglio chiude questo drappello di testa per il team Zalf Euromobil Desire Fior. E allora vediamo la situazione che si è consolidata in questa fase di corsa, con un gruppo davanti e dietro i primi inseguitori a 19 secondi. E qui se una squadra non prende in mano la situazione, mi viene da pensare soprattutto alla Development TDSM, che vuole anche vincere la tappa, e anche alla Colpa Ballan, adesso potremo assistere a diversi tentativi come questo, perché ovviamente anarchia totale. Se non controllano mantenendo alta la velocità, potrebbero esserci dei corridori che partono in contrattacco. In località Pozze si fa sempre più nervosa la corsa, scatti e controscatti a 7 km dall'arrivo. Questo è il gruppo inseguitori a 19 secondi, chiuso da Alex Toglio della Zalf Euromobil Desire Fior.
E qui torniamo davanti, ancora scatti, sempre sotto controllo, vantaggi esigui, ma la corsa adesso è veramente nervosa. Cosa rischiano i corridori, li abbiamo visti adesso, anche perché siamo a meno di 7 km dalla conclusione, quindi se ti vanno via due corridori in maniera decisa possono fare la differenza e riescono magari a fare il colpaccio, ma nulla da fare. Sì, adesso un corridore della Colpack Ballan prova a ricucire anche questo piccolo strappo, vantaggio esiguo, ma comunque sempre da tenere sotto controllo. Gruppo in testa adesso allungatissimo. Gruppo che rimane fin qui compatto, anche se ci sono ancora un paio di chilometri di discesa non particolarmente insidiosa, ma l'insidia deriva, Umberto, dal fatto che la sede stradale, lo vediamo, è completamente bagnata e quindi ancora una volta i corridori in questo finale di corsa si trovano a dover pedalare come se fossero sulle uova. Assolutamente, infatti la moto 1 e la moto 2 ping pong di immagini che ci portano dalla testa alla coda del gruppo, che è sì compatto ma allungatissimo, segno che stanno andando davvero forte e stanno prendendo anche qualche rischio. Devono necessariamente, gli ultimi 4 chilometri saranno poi pianeggianti, si fa per dire, pianeggianti o di leggera ascesa. Eh sì, proprio in questa fase ci avviciniamo alla fine della discesa del Monte Selvino, una fase, è un tratto più pianeggiante che porterà a San Pellegrino Terme, dove la tappa termina proprio lungo il Brembo, il fiume che attraversa questa celebre, Marco, località termale già da inizio Novecento, i bellissimi Palazzi Liberty che abbiamo avuto modo di apprezzare. Ancora, questa mattina è ancora Baroncini, l'abbiamo visto lì nelle primissime posizioni, Filippo Baroncini, che anche in salita ha tenuto duro e ha lavorato tanto anche per la squadra oggi, Filippo Baroncini, mentre qui vediamo lo scatto di Ben Healy. Attenzione, riprova il corridore della Trinity Racing, molto molto pericoloso in classifica generale. Anche lui, l'irlandese, è settimo, un ritardo di 2 minuti e 44 secondi di ritardo, e guarda chi lo bracca da vicino ancora una volta, Filippo Baroncini. Lo va a riprendere, davvero una giornata all'insegna del sacrificio e del lavoro di squadra per Filippo Baroncini, che è andato a ricucire su questo scatto di Ben Healy. E adesso ritornano in fila indiana. Ormai siamo al limite dei 4 km. Qui adesso la strada si fa più facile, la discesa è praticamente terminata e ci sarà questa lunga vallata che porterà i corridori all'arrivo qui nel centro, nel cuore di San Pellegrino Terme. È un arrivo tra l'altro non semplicissimo, perché i corridori arriveranno dal lato sinistro del Brembo e poi dovranno attraversare il ponte Umberto, e me lo ricordo bene visto il nome, che unisce il Grand Hotel al Casinò, e poi arriveranno sulla sponda destra del Brembo dove si trova l'arrivo, quindi ci saranno due curve prima del rettilineo finale di 150 metri. Mifsud cerca di andarsene, si porta dietro altri due corridori quando siamo al limite dei 3 km. Attenzione, perché questo è un tentativo molto molto interessante. Mifsud Milesi e Berasatigi. Quindi attenzione, Mifsud è scatenato in questo Giro d'Italia, ha fatto delle cose incredibili, a volte un po' esageratamente generoso, ma che corridore che è. Sì, alle volte un po' velleitario, però a te, Marco, questo Andrea Mifsud, al di là dei capelli, piace molto. Sì, decisamente. Mi piacciono i corridori che osano, ripeto, lui a volte l'ha fatto in circostanze un po' discutibili, però oggi assolutamente no. Siamo ormai al limite dei 2,5 km alla conclusione. E tra questi tre c'è anche Lorenzo Milesi, numero 122 della Beltrami TSA Tre Colli, che è nato e vive a San Pellegrino Terme, quindi sentirà particolarmente la tappa di oggi. Lui nato nel 2002, quindi nemmeno 20 anni, e ha già debuttato
al trofeo La Iguaglia portandolo a termine, quindi insomma un corridore davvero promettente. Sì, guidato da Roberto Miodini, quindi questo terzetto adesso inevitabilmente prende in mano la situazione, la colpa Caballan e riparte Filippo Baroncini, lunghissimo, lo vediamo il corridore proprio del team Colpack Ballan. Ma sta facendo un lavoro oggi veramente straordinario Filippo Baroncini per la propria squadra e ovviamente per la maglia rosa Juan Ayuso, mentre qui abbiamo i tre di testa con Lorenzo Milesi che l'anno scorso fra gli junior è stato campione italiano a crono e bronzo europeo sempre a crono, quindi un ragazzo che va forte anche se domenica 30 maggio è caduto due volte alla Coppa della Pace nel Riminese, quindi nulla forse non al meglio, adesso sono stati riassorbiti. Nulla da fare, Mifsud tenta di rilanciare ma ormai il gruppo è rientrato su di loro quando mancano meno di 2 chilometri alla conclusione. Attenzione anche a Edoardo Zambanini e Niccolò Buratti, anche lui fa parte di questo drappello di testa per la Cycling Team Friuli, sono comunque tanti corridori, 25, che numero, adesso abbiamo visto Juan Ayuso scartare sulla sinistra e qui ormai è già lotta per la volata finale. Lotta per la volata finale, siamo oramai a San Pellegrino Terme quando si prende una bella iniziativa Alois Charen, il corridore lionese, un ragazzo francese del 2000 che corre per la Swiss Academy, che allunga sul gruppo a 1 chilometro dal termine. E lo vediamo proprio sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, è lui che passa davanti con Healy che pilota il gruppo, la testa del gruppo, 30 metri per Alois Charen che può fare il colpaccio perché ha pochi metri di vantaggio, ma se dietro si rialzano potrebbe guadagnare quella manciata di metri che potrebbero essere decisivi. Manciata di metri che Alois Charen, mentre qui vediamo le immagini dall'elicottero che danno perfettamente l'idea di quello che sta succedendo. 40 metri. 40 metri per massimo. Alois Charen sul gruppo che però si è lanciato all'inseguimento del corridore francese che però continua ad allungare. Qui siamo alla curva del Grand Hotel, la curva che porta i corridori dall'altro lato del Brembo, mancano 300 metri. Incredibile, incredibile, ha sempre una manciata di metri nei confronti della curva, le ha affrontate molto bene, forse qualcosettina ha guadagnato in questi ultimi 200 metri. 150 metri, 100 metri, adesso telecamere fisse per Alois Charen che è da solo e la sua azione arriva in fondo, alza le braccia al cielo il corridore lionese al primo successo quest'anno, Alois Charen davanti a Tobias Johannessen, terzo, uno straordinario Filippo Baroncini. Quello che non ti aspetti, avevano provato i tre corridori ai meno tre, sembravano più avvantaggiati di Alois Charen, invece è lui che ha fatto la differenza, ha sorpreso probabilmente il gruppo che pensava ormai di arrivare a ranghi compatti a giocarsi la vittoria di tappa, e invece il corridore della Swiss Racing Academy li ha beffati tutti proprio in vista dell'arrivo. Ha sparigliato le carte con uno scatto prepotente che ha sorpreso il gruppo che non è riuscito a ricucire su questo corridore francese alla sua prima vittoria nel 2021 ed è anche alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia Under 23. Rivediamo il replay sull'arrivo a San Pellegrino Terme lungo Brembo, l'esultanza di Alois Charen. Gli hanno guadagnato qualcosa ma non molto, insomma aveva non un grande vantaggio, ha fatto un grande numero il corridore della Swiss Racing Academy. Alla spicciolata arriva, è dura questa tappa, alla spicciolata arriva sotto una pioggia davvero intensa il resto del gruppo, qui invece la panoramica della Brembana sempre dall'elicottero e adesso rivediamo l'ordine d'arrivo, Alois Charen primo, seguito da Tobias Johannessen terzo, Filippo Baroncini quarto, Van den Abele che ha dato tanto in salita, Van den Abele quinto, Buratti sesto, Zambanini
poi Garofoli e Ayuso all'ottavo posto, ma sicuramente in controllo in classifica generale, che qui vediamo solido il distacco sul secondo Johannessen. Conduce Juan Ayuso proprio con 1:27 nei confronti del norvegese Van de la Belle, il belga in terza posizione a 2:20, e questo è il grande protagonista del finale di questa bellissima tappa. Protagonista dunque Alois Scharren alla sua prima vittoria al Giro d'Italia, e protagonista Juan Ayuso che per il terzo giorno indossa la maglia rosa. Eccolo qua che festeggia Juan Ayuso Pesquera del team Colpack Ballan, che oggi si è limitato a controllare anche perché ha 1:27 nei confronti di Johannessen in seconda posizione, Henri Van de la Belle il belga in terza posizione a 2:20, e quindi ha comunque la possibilità, oltre che ad avere grandissime gambe, Umberto, a margine di controllo per i finali di tappa come quello di oggi. Poi è supportato da una squadra veramente eccezionale. Una corazzata. E qui il coraggioso Andrea Mifsud che indossa ancora la maglia blu della classifica Intergiro. Ci ha provato ancora anche oggi quando mancavano 3,5 km alla conclusione, ma non ce l'ha fatta. La maglia verde Michael Belleri, del leader della classifica del Gran Premio della Montagna, con la sua bella forma di prosciutto. Belleri, maglia verde. Qui invece torniamo, manco a dirlo, su Juan Ayuso che indossa anche la maglia bianca del leader della classifica giovani. Eh sì, corridori sotto la pioggia, anche oggi una tappa oggi sotto la pioggia. Gli è andata bene fino a tre quarti del Selvino, poi subito dopo lo scollinamento ha cominciato a piovere. Juan Ayuso che indossa l'ultima maglia di giornata, l'ultima sfilata sul podio per il campione spagnolo, che dunque ha difeso la maglia del primato in una tappa lunga e insidiosa vinta da Alois Scharren. Alois Scharren che li ha beffati tutti proprio in vista dell'arrivo, sembrava ormai inevitabile lo sprint di questo drappello di 25 corridori, e invece il corridore francese li ha beffati con una bellissima azione. Le immagini di San Pellegrino Terme, fantastica località termale dall'inizio del XX secolo, con i suoi palazzi e i suoi decori urbani in pieno stile Liberty. Domani settima tappa da Sondrio a Lanzada, Lago di Campomoro, e domani si sale tantissimo. Domani sono 119 km, ma con questo Gran Premio della Montagna finale hors categorie. E allora appuntamento a domani per la settima tappa di questo Giro d'Italia Under 23. Buona serata a tutti.